c'è una piattaforma unitaria di CGIL e CISL e UIL, noi come categoria abbiamo dato anche il nostro contributo. Per quanto ci riguarda, veniamo da una gestione un po' molto, diciamo, terremotata. Abbiamo avuto un cambio, un avvicendamento di assessori notevole, questo ci ha impedito, anche volendo, la costruzione di un minimo di percorso condiviso. Un rapporto continuativo con l'interlocutore, diciamo. Sicuramente questo è già stato il primo impedimento. Poi è chiaro, davanti agli occhi di tutti, la nostra è una regione dove c'è in atto una desertificazione a livello industriale, abbiamo i giovani, siamo a livelli altissimi di disoccupazione, abbiamo gli anziani che soffrono, le donne particolarmente. Oggi l'Istat, il presidente dell'Istat alleva in un rapporto di fronte ai lavori della Commissione parlamentare delle politiche di genere porta dei dati allarmanti. Le donne, che sono la maggior parte dei pensionati, hanno un reddito più basso di almeno mediamente di 450 euro di meno rispetto agli uomini. E allora noi poniamo delle questioni che sono quelle della povertà, dell'autosufficienza, che il problema vero in Sicilia, ma è soprattutto in tutta l'Italia, è il lavoro. Quindi non possiamo sfuggire da questo nodo. Purtroppo dobbiamo registrare che l'indirizzo verso il quale il governo nazionale si dirige non è quello delle politiche attive del lavoro, ma è quello della decontribuzione. Questo non aiuta il fondo a rimpinguare quello che domani sarà il fondo per il futuro, oggi per i pensionati, ma domani per i giovani. E allora noi vediamo che c'è poco investimento per quanto riguarda il lavoro. Qui in Sicilia abbiamo una situazione ancora più allarmante, siamo in assenza di ammortizzatori sociali.